Era già accaduto poco meno di 3 anni fa in seguito al nubifragio e alla tempesta che colpì le vallate del Chianto e del Lagno a fine agosto 2020 e in altre occasioni. Anche in questi giorni i tecnici del soccorso alpino Triveneto sono stati chiamati a supporto delle operazioni di messa in sicurezza dei tetti pericolanti. Tutto questo in seguito a vento e grandine dei giorni scorsi. Già da 3 giorni più operatori specializzati in interventi solitamente in quota si sono messi a disposizione in quanto esperti in arrampicate. Tra questi la cittadina di Tezze sul Brenta, sarebbero almeno 90 gli edifici tra privati e commerciali che hanno subito le conseguenze delle intemperie. Sui tetti si stanno alternando un po' tutti i componenti dei team del soccorso alpino territoriale. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino è Spelio, composto da tecnici soccorritori arrivati da varie stazioni. Si tratta di Asiago, Arsiero, Schio, Recuaro, Valdagno, ma anche Verona, Padova, Pedemontana del Grappa, Feltre, Daltrevigiano e Bellunese.